Allora, dopo i lavori conclusi nel 2017 sul cimitero di Canghereto e appunto continua la programmazione per quanto riguarda la manutenzione dei cimiteri. Il nostro obiettivo era quello di intervenire ogni anno su un cimitero in maniera tale per cui si potesse arrivare ad avere una situazione, diciamo, abbastanza decorosa su quelli che sono luoghi di culto molto sensibili per quanto riguarda i cittadini. Quest'anno oggetto di intervento dei lavori sarà quello delle ville e non tanto per una riqualificazione dell'ambiente, piuttosto per l'ampliamento di quelli che sono i loculi, perché appunto nel cimitero delle ville e seguirà quello poi del capoluogo, c'è praticamente un esaurimento di quelli che sono i loculi disponibili. Quindi faremo un intervento di ampliamento. E contestualmente però faremo anche un intervento di manutenzione su quelle che sono le coperture degli altri loculi, perché appunto si riscontrano infiltrazioni e appunto delle situazioni insomma sono un po' dolorose. Contiamo di completare l'intervento iniziato in questi giorni e contiamo di completarlo nell'arco di circa 30 giorni, tempo permettendo, perché appunto la stagione è quella che è e rende difficoltosi i lavori all'esterno. L'importo dei lavori è circa 50.000 euro e la progettazione interna svolta dai nostri tecnici, nello specifico dall'architetto Cucci e l'ingegnere Lignoli, che seguono anche la direzione dei lavori. E quindi niente, la ditta che ha vinto la gara è una ditta con cui abbiamo già svolto negli anni precedenti altri tipi di lavoro e quindi ci dà ampie garanzie su quella sia la qualità del lavoro che poi verrà svolto. La ditta è di Fiore. E quindi niente, contiamo appunto di rispettare i termini e di procedere in maniera spedita poi sulla seconda fase di lavori, che è quella che riguarda il cimitero del capoluogo e della penna. Nello specifico, il cimitero del capoluogo vedrà appunto lì una fase in cui avvieremo la fase presentazione per poi andare anche lì all'ampliamento dei loculi, però abbiamo già concluso invece sul cimitero del capoluogo e della penna una serie di interventi appunto anche lì di manutenzione. Per quanto riguarda le coperture, questa serie di interventi appunto è stata completamente, anche questa, progettata internamente, realizzata dalla ditta Alpini e niente, ha comunque dato delle risposte a quelle che erano varie segnalazioni che erano giunte anche qui da noi in comune da parte dei cittadini. L'importo dei lavori sul cimitero del capoluogo della Penna è di circa 30.000 euro e ricordo appunto che si sono conclusi nel mese di febbraio. Grazie.